Ciao, siamo Dario, la piccola Esther, Francesca, Lara e Roberto. Siamo l'ex progetto di Habitat di Torre di Mezzo che ci siamo fusi in un unico progetto di cui ancora non vi sveleremo il nome. E siamo sull'Appennino, vicino a Firenze, e in questo momento ci stiamo confrontando, progettando e sperimentando nella vita comunitaria. E siamo in attesa di spostarci verso il luogo dove mettere radici. Il cambiamento per noi non è stato così incisivo, per lo più abbiamo continuato a fare quello che facevamo prima. Stiamo approfittando di questo momento per dedicarci alla cura della comunità e allo sviluppo della progettualità. Abbiamo aumentato il tempo dedicato ai rapporti di rete e abbiamo contribuito attivamente alla realizzazione di progetti sociali e culturali. E abbiamo cercato di utilizzare gli strumenti informatici in modo sano, più possibile, però siamo rimasti comunque connessi con il mondo, ma cercando di mantenere un senso critico. Abbiamo intensificato i lavori pratici, soprattutto a livello agricolo. Da un punto di vista economico, i nostri lavori esterni si sono completamente interrotti, così come buona parte dell'attività associativa. E questo ha influito notevolmente sui nostri guadagni. Ma al contempo abbiamo notato di risparmi energetici, soprattutto dal punto di vista degli spostamenti. La quarantena ha cambiato soprattutto la nostra vita dal punto di vista relazionale. Prima eravamo abituati ad avere visite di amici, di parenti, di altri bambini, però ovviamente tutto si è fermato, siamo rimasti in contatto, ma l'afflusso di volontari, di persone che volevano conoscere la nostra esperienza e così, si è dovuto per forza fermare. E questa parte di incontro, di relazione, di scambio, di vicinanza fisica, forse è la cosa che ci è mancata veramente, veramente di più. Anzi, è la cosa che ci è mancata veramente di più. Cambia, todo cambia. Situazione di normalità, la nostra scelta di vita può sembrare un po' più estrema o talvolta un po' più scomoda rispetto a quello che avevamo prima, quando vivevamo in città. Oggi, forse grazie a quello che sta succedendo, ci siamo resi conto che è molto superfluo lo spostarsi, lo andare a cercare vari servizi e beni essenziali fuori, fare rete locale. Oggi più che mai risulta vantaggioso poter vivere in un ambiente isolato, in mezzo alla natura. E in certe stagioni poi, come la primavera, è possibile raccogliere erbe spontanee nei prati, nei boschi, oppure godere dei nostri orti. Questo sembra una giungla, ma in realtà è pieno di robe buone da mangiare. È anche bello perché è possibile andare a passeggiare nei dintorni, incontrare vicini e camminatori, ed è possibile godere di tutta questa bellezza. Abbiamo aumentato l'autoproduzione, così come riuso e riciclo. Ci autoproduciamo quello che ci serve e anche qualcosa in più, prendendolo dal bosco. E così spendiamo anche meno. In questi anni abbiamo rafforzato i rapporti con il vicinato per supportarci a vicenda. E sicuramente per il futuro andranno ridotti gli spostamenti e rafforzato ancora di più questi legami, soprattutto per quanto riguarda gli approvvigionamenti. Vivere in comunità è un privilegio, è bellissimo per scegliere con chi condividere i momenti della giornata, fare progetti, e anche solo due chiacchiere o una partita a carte. E, diciamo che è impossibile sentirsi soli. Siamo stati fortunati in questo periodo ad avere degli strumenti relazionali, degli strumenti che ci hanno permesso di prendere le decisioni insieme, di continuare la progettazione in modo autonomo e anche di gestire e trasformare i conflitti che, come in tutte le comunità e in tutte le famiglie, ci sono e avvengono.
Per noi la scelta di ecovillaggio è quella che è risultata migliore per soddisfare i nostri bisogni e crediamo che non tutti debbano fare la nostra stessa scelta, non è necessario, ognuno nella sua diversità può vivere come meglio crede, però pensiamo che quello che noi stiamo sperimentando e quello che hanno sperimentato molte persone prima di noi possa essere utile per costruire un futuro migliore. Buon cambiamento!